Tutti meritano di morire. L'esplosione al porto di questa sera potrebbe non essere un incidente. Abbiamo saputo che investigatori della polizia hanno rilevato prove di un violento scontro a fuoco. Sulla scena sono stati recuperati diversi corpi con ferite da arma da fuoco ed esplosione. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni su quello che sia successo. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Yain Ives. Ciao Bill, sono Yain Ives. Ecco, ho appena visto la tua email. Vorrei poterti dare più informazioni, ma è strettamente riservato. Cazzo, neppure io so a cosa serva. Per ora, guarda, concentrati sulle contaminazioni specifiche del progetto. Magari riesco a darti un po' più di dati appena finiamo il monitoraggio. Fine dei messaggi. Cosa nell'acqua?
Andiamo, falla spingere! Alma, se Vettel la trova, Origin. Di cosa sta parlando? Chi è Alma? Né cos'è Origin? Bene, continua a muoverti. Vettel deve essere vicino. Colpite le luci. Cazzo! Squadra, controllo! Squadra! Al riparo! Abbiamo un uomo a terra! In avvicinamento! Fatelo fuori! Porta di copertura! Colpite le luci. Granata! Abbattetelo! Squadra, copritevi! Fuoco! Uomo ferito! Mi sparano addosso! Squadra, copritevi! Fatelo fuori! Controllo! Mi serve aiuto! Thank you.
Giù! Ricevuto! Bersaglio avvistato! Controllo! Ricevuto! Uomo ferito! Era laggiù! Minaccia avvistato! Serve aiuto! Dividetevi e trovatelo! Cercate dappertutto! Cecchini! Non riusciamo a fermarlo. Cazzo! Squadra al riparo! Thank you.
Tomcat, The Mother, so che siete feriti, ma avremmo bisogno del vostro aiuto con il problema alla Armacam. Ho appena perso il contatto con il team di ricognizione e i capi vogliono che mandi dentro altri uomini. A me non va finché non so con che cosa abbiamo a che fare. Ho l'ordine di bloccare questo Fettel. Se ci liberiamo di lui, taglieremo il legame telepatico con i suoi soldati. Senza un obiettivo, si bloccheranno. Non sarebbe male. Dimmi, ti avanza un elicottero? Qui sembra un ritiro di massa. L'istinto mi dice che Fettel sta venendo all'Armacam. Quindi forse possiamo aiutarci. Ok. Merda, ho appena perso il segnale di Jankowski. Forse l'equipaggiamento si è rotto. Forse. Sono arrivati i pompieri, appena avranno domato le fiamme, potremo controllare sotto le macerie. Lascia fare a loro. Ho bisogno di te dentro l'Armacam, appena il posto sarà sicuro. Ricevuto.
Squadra, con me. Muoviamoci. Ostile! Merda, ho appena perso il segnale di Jankowski. Forse l'equipaggiamento si è rotto. Forse. Sono arrivati i pompieri, appena avranno domato le fiamme potremo controllare sotto le macerie. Lascia fare a loro. Ho bisogno di te dentro l'Armacam, appena il posto sarà sicuro. Ricevuto. Squadra, con me. Muoviamoci. Contatto! Troppo veloce. Al rapporto. Thank you.
Sta caricando! Ti ricordi l'analisi sulle acque di cui ti dicevo? Qui c'è qualche informazione in più. La contaminazione sembra avere origine nella zona di Auburn. Quel posto ormai è praticamente abbandonato. Probabilmente non è un caso. Thank you.
Comandante, abbiamo perso contatto con il team di ricerca. Ricevuto, vi mando rinforzi. Dovrete tenere quella posizione finché l'evacuazione sarà completata. Capito. Bersaglio acquisito. Cosa? Due uomini a terra. Copritevi! Avvistata! Al riparo! Troppo veloce! Servono rinforzi! Adesso! Aspettate il mio segnale. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Fate silenzio. Movimento. Tagliategli la strada. Fuori di qui. Cosa?
Tomcat parla ad Asta 7. Mi dicono che vi serve un passaggio. Avete già una ZA per me? Vedo un campo abbastanza grande proprio davanti alla mia prepista. Il problema è che c'è sopra un loro elicottero armato al momento. Ti faccio sapere. Ricevuto. Una torcia! Ricevuto! A terra! Ostile! Movimento! Fuoco di copertura! Due uomini a terra! Non riusciamo a fermarlo. Sembra che la ZA sia libera. Ricevuto, mi avvicino. Tieni gli occhi aperti per quel Black Hawk. Bene, vai alla sede della ATC e trova Vettel. Dan Mather, che ci dici del tuo team di ricognizione? Stavamo seguendoli sulla rete di sicurezza quando abbiamo perso il contatto. Adesso tutto il sistema è sconnesso. Nessuna novità sui cattivi? Hanno colpito l'edificio principale poco prima delle 17. Non conosciamo le loro forze, ma supponiamo siano ingenti. Ostaggi? Indeterminati. E nessuna richiesta? Non per quanto ne so io. Dust 7 in chiusura. Ricevuto. Dust 7, hai visuale? Ricevuto.
Si sta oscurando. Vivo per queste stronzate. Non ti eccitare troppo. Abbiamo due uomini a terra. Ripeto, Zeta sotto attacco. Ripeto, Zeta sotto attacco. Contatto! Non puoi dargli rinforzi. Non ho elementi disponibili. Squadra, controllo. State bene? Oh, merda! Attenzione, granata! Servono rinforzi, adesso! Ancora nessun segno da Jankowski. Sembra che sia svanito. La cosa strana è che i corpi dei ragazzi del Team Delta che erano con lui ci sono tutti. Abbiamo perso contatto con il tetto. Confermate se si è aperto un varco. Non lo sappiamo. Controlliamo. Qual è la situazione? Ricognizione! Ricevuto. Bersaglio avvistato. Fuoco di copertura. Squadra, al riparo. Radunatevi! Affermativo! Controllo!
contatto! Tenete duro! Non riusciamo a fermarlo! Oh, Steven! Tenete la posizione! Lo vedete? Negativo! State giù! Bersaglio acquisito! Aspettate qui! Ma cosa diavolo? Ricevo il segnale di Jankowski in quell'area. Ma come cazzo è arrivato fin qui? Non sai neppure chi sei. Minaccia avvistata! Squadra, copritevi! Fuoco di copertura! Oh, merda! Al rapporto! Abbiamo bisogno di rinforzi! Cosa? Cazzo! Granata! Fuoco di copertura!
Squadra al riparo! Squadra, controllo! Tutto ok! La rete ATC è scollegata, trova il server e resettalo, in modo che io possa entrare nel sistema. Dovremmo riuscire ad avere un'idea di quello che sta succedendo. Sto caricando i dati adesso. C'è un accenno a qualcosa chiamato Icarus. Qui dice che era un programma di bioingegneria iniziato nel 73. Aveva a che fare con problemi di salute legati alla microgravità, perdita di massa muscolare, densità ossea, eccetera.
Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di un numero esterno. Peter, sono Carla della Hudson Avionics. Dove siete tutti? Non riesco a parlare con nessuno lì da voi. Ho bisogno di parlare con Brett a proposito della bozza che ci ha mandato, ma non mi richiama. È davvero importante che si metta in contatto con me il prima possibile, ok? Grazie. Fine dei messaggi. Tre nuovi messaggi. Il primo messaggio è di Chuck Ebiger. Sono Chuck Ebiger. Ho analizzato i dati e raccomando la sospensione di Perseus finché non capiamo cosa causa la sincronizzazione. Il disegno è identico a quello che abbiamo visto l'altra volta, ma è ovvio che le conseguenze sarebbero dannatamente peggiori. Il prossimo messaggio è di Chuck Ebiger. Ho ricevuto il messaggio. Probabilmente dimenticate che l'ultima volta che è successo, Vettel era solo un bambino e la conseguenza fu la totale chiusura di Origin. Questa volta stiamo parlando di un comandante militare altamente addestrato con un legame telepatico con centinaia di soldati incapaci di pensare da soli. Se vi preoccupate di essere indietro adesso, immaginate cosa succederebbe se ci trovassimo per le mani una rivolta completa. Il prossimo messaggio è di Marshall Disler. Ciao, sono Marshall. Ho appena messo giù il telefono con Chuck Ebiger. Sono preoccupato per quello che ha trovato. Ha detto che ti avrebbe parlato di una sospensione temporanea del programma e io sono d'accordo. Se c'è anche solo il minimo rischio di un altro evento di sincronizzazione, abbiamo il dovere di prendere la cosa seriamente. Andrò all'area Perseus a controllare di persona. Dammi un colpo di telefono sul cellulare, così ne parliamo. Fine dei messaggi.
eccezione del personale autorizzato, nessuno viene ammesso nell'area. Non siamo in grado di confermare la natura dell'emergenza, ma almeno un agente ha ammesso che potrebbe trattarsi di terrorismo. Sentiamo Diego Rodriguez in diretta dal luogo dell'incidente. Grazie, Phil. Poco prima delle 17 di oggi è stata segnalata una sparatoria alla Armacam Technology Corporation, uno dei principali fornitori della difesa. Probabilità che l'emergenza dilaghi all'esterno della zona isolata. Phil, la linea torna a te. Questo era Diego Rodriguez in diretta dalla zona isolata dalla polizia. La crisi odierna all'Armacam segue la notizia del sequestro di uno dei suoi vicepresidenti questa mattina mentre si recava al lavoro. La polizia rifiuta di rilasciare dichiarazioni a proposito di un collegamento tra i due eventi. Sta caricando! Il programma fu chiuso in favore di qualcosa chiamato Perseus, che da quello che vedo era finanziato dal Dipartimento della Difesa. Azzarderei che Fettel e i suoi soldati sono spuntati da qui. Non sparate! Mi chiamo Norton Mapes. Sono un ingegnere. Merda, un civile. Dagli un comunicatore. Pronto? Chi siete? Siamo i buoni. Stai bene? Oh, certo. Mi diverto un mondo. Ha detto che è un ingegnere. Può aiutarmi a entrare nella rete? Perché mi ha preso? Per un tecnico informatico? Senta, disabiliti il sistema di sicurezza locale. E io vedo cosa posso fare con il server. Una volta dentro potrò disabilitarlo in remoto. No, non potrà. È su una rete separata. E di nuovo come prima. Perché vuole che abbattiamo il sistema di sicurezza comunque? Non ci pensi. Se vuole il mio aiuto, questo è il prezzo. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Yane Ives. Norton, sono Yane Ives. Ecco, Alice Wade è passata dal mio ufficio stamattina. Mi sento un po' a disagio a dirtelo, ma ecco, ho davvero bisogno che trovi un modo per fermare i pettegolezzi attorno a lei. A me personalmente non potrebbe fregare di meno, ma l'ultima cosa che vogliamo è che una causa per molestie attiri attenzione su quell'unità. Dopotutto, dovrebbe essere segreta, no? Grazie, Norton. Fine dei messaggi.
Qui Bravo 12, siamo in posizione. Ricevuto Bravo 12, comunica intervalli di 10 minuti. Giù! Eseguirò. Sì, signore. Do un'occhiata! Merda! Assolutamente no! Crepa, basta! Mi sparo! Bersaglio arrestato! Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Yay, Ives. Norton, sono qui, Yay, Bravo 12, siamo in posizione. Ricevuto, Bravo 12. Qual è la situazione? Servono rinforzi! Fatelo fuori! Attenzione, granata! Al riparo! Così dovrebbe andare. Mr. Mapes, mi riceve? Mr. Mapes! Ma dov'è quell'idiota? Merda, dovremo usare le cattive maniere. Ok, trova quel server e riavvialo.
Contatto! Cosa? Così dovrebbe andare. Mr. Mapes, mi riceve? Mr. Mapes! Ma dov'è quell'idiota? Merda, dovremo usare le cattive maniere. Ok, trova quel server e riavvialo. Stiamo cercando. Bersagli acquisiti! Così dovrebbe andare. Mr. Mapes, mi riceve? Mr. Mapes! Ma dov'è quell'idiota? Merda, dovremo usare le cattive maniere. Ok, trova quel server e riavvialo. Perquisite quest'area. Bersaglio avvistato! Dove devo andare? Tenete duro! Non riusciamo a fermarlo! Movimenti nemici vicino all'hub del server in admin. Ricevuto! Sto inviando rinforzi. Giù! Fuoco di copertura! Squadra, copritevi! Granata! Sono Jean, siamo sul tetto, stiamo entrando. Ricevuto, vai al punto d'incontro. Ok, vedo che la rete è stata riavviata, ottimo lavoro. Ci vorrà un minuto perché il sistema torni online. Copritemi! Uomo ferito! Cazzo!
rapporto. Quel Mapes aveva ragione. La sicurezza è su una rete differente. Vedo le telecamere, ma non ho accesso diretto al sistema. Stai andando verso l'ultima posizione nota del Team Delta. Assicura la zona e aspetta Jean. L'hai vista, non è vero? Lei è l'originale. Ricevo il segnale della trasmittente di Fettel davanti a te. Stai attento. Siamo divisi, ma siamo una sola cosa. Prigioniera. Galleggia nel buio come un bimbo nel ventre della madre. Presto la troverò e la libererò. Cazzo, l'ho perso di nuovo, merda! Cosa ne pensi, Jean? C'era molta rabbia in questa stanza. Fantastico. Niente di utile da aggiungere? Hai notato che non ci sono fuori di pallottole? Nessun bossolo. Questi non hanno sparato un colpo. E allora cosa li ha uccisi? Non lo so. Vedi di scoprirlo. Bene, continua a muoverti. Fettel deve essere vicino. Non so neppure da dove cominciare. Stai attento.
L'ostaggio è al sicuro. Una torcia! Lo stanno interrogando adesso. Ricevuto! Tenetelo vivo finché non arriva il comandante. Capito. Non riuscirò. Ostile! Messaggio. Il primo messaggio è di Harlan Wade. Mike, sono Harlan Wade. Chuck Ebeger sembra credere che gli stiano soffiando sul culo a proposito della questione Perseus. Io non so chi di voi stia prendendo le decisioni, ma sarebbe meglio se la smetteste di agitarvi tanto, perché i dati peggiorano di minuto in minuto. La scelta è semplice: potete seguire i consigli che vi danno gli esperti o prepararvi all'inculata del secolo, perché ve la state cercando. Io vi ho avvisato. Fine dei messaggi. Nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Marshall Disler. Ciao, sono Marshall. Sembra che tu avessi ragione sulla firma dell'energia. È identica all'originale. Sto ancora cercando una spiegazione, ma ho immaginato che volessi avere almeno una conferma. Ti faccio sapere appena ne so di più. Fine dei messaggi.
Cerca l'ostaggio. Abbiamo il contatto. Minaccia avvistata. Troppo veloce. Siamo ferito. Squadra, al riparo. Oh merda. Sto entrando. Tiratemi fuori! Non c'è nessuno? Nessuno mi sente? Sono nell'armadio delle scorte! Finalmente! Potete fare qualcosa per queste bombe? Fantastico, un altro civile! Then Mother, abbiamo localizzato un ostaggio. Sembra sia collegato ad dell'esplosivo. Ricevuto, vi mando qualcuno ad aiutarvi. Dagli un comunicatore. Pronto? Cosa siete, agenti speciali o roba del genere? Esatto, rimanga immobile, mister. Bishop, Aldous Bishop. Il team demo sta arrivando. Ci sono degli ascensori vicino a te. Rendi sicura l'area e scorta il team fino a Bishop. Qualcuno armeggia nel sistema di sicurezza. Potrebbero cercare di chiudervi dentro. Bersaglia qui! Non riusciamo a fermarlo! Una torcia! Ricognizione! Ricevuto! Squadra, copriteli! Abbiamo bisogno di rinforzi! Qualcuno armeggia nel sistema di sicurezza. Potrebbero cercare di chiudervi dentro. Cosa? Granata! A terra! Contatto! Fuoco di copertura! Squadra al riparo!
Qualcuno armeggia nel sistema di sicurezza. Potrebbero cercare di chiudervi dentro. Bersaglio avvistato! Che piacere di vederti. C'è modo di aprire i cancelli? Purtroppo no. Allora temo che dovremo improvvisare. Sei solo? È strano che tu sia sopravvissuto così a lungo. Ci siamo. Siamo dentro. Accompagni dove si trova l'ostaggio? Dovevo darmi per malato oggi. Lei è l'esperto di esplosivi? Esatto. Tranquillo, andrà tutto bene. Mi tolga questa roba di dosso. La prego. Chi ha collegato questa roba è un professionista. Questo dovrebbe farmi sentire meglio? Lui è un professionista, ma io un maestro. L'antincendio? È stato azionato da un ufficio della sicurezza sul vostro stesso piano. Dovrete spegnerlo per riattivare gli ascensori. Mr. Bishop, ha qualche idea del perché è stato preso come ostaggio? Che tipo di unità? Sono 25 anni che lavoriamo a Massonia sul distretto di Auburn. Non sappiamo cosa serve. Dov'è la figlia adesso? Il suo ufficio è nel palazzo della direzione, al sesto piano. Un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Alice Wade. Ehi Aldous, sono Alice Wade. Ti ho lasciato alcune fotocopie nel cassetto della posta. Sono alcuni nuovi articoli che ho trovato a proposito di Auburn negli ultimi 25 anni. C'è una quantità sorprendente di corrispondenze con i sintomi fisici di cui ha parlato la vecchia signora. Sembra che un sacco di gente negli anni abbia riportato disagio o nausea dopo aver trascorso del tempo lì. Ma se si trattasse di una forma di contaminazione chimica o radiologica, perché non è stato trovato niente nel terreno o nell'acqua della città? Non ci capisco niente. Oh, vabbè, ne parleremo presto. Fine dei messaggi.
Gli ascensori funzionano, ma adesso si stanno chiudendo tutte le uscite di sicurezza. Nuovo messaggio. Dovrete trovare un'altra strada per il tetto. Il primo messaggio è di... Holiday, scortate voi, Marshall Mr. Bishop. Ce ne occupiamo noi. Senti, sta succedendo qualcosa qui all'area Perseus. Sento colpi di arma da fuoco, ma il sistema di sicurezza è giù e non ho idea di quale sia la situazione. Manda tutte le squadre di sicurezza disponibili. Dobbiamo bloccare questo posto. Ti richiamo appena capisco che succede. Fine dei messaggi. Peters, ho praticamente finito qui. Teorie? Devo lavorarci in laboratorio. Va bene, torna sul tetto e stai tranquilla. Potrebbe volerci un po' prima che riesca a mandarti un elicottero. Capito. Thank you.
Sto caricando i dati. Questo conferma il fatto che l'obiettivo di Perseus era addestrare comandanti telepatici che lavorassero con soldati clone, ma sembra che Paxton Fettel fosse l'unico comandante in programma. Strano che ne parlino come del secondo prototipo. Bersaglio avvistato! Contatto! Cazzo! I pompieri si stanno arrendendo su Jankowski. Io sto ancora sperando che abbia preso un colpo in testa e magari sia in giro con un'amnesia.
Minaccia avvistata! Squadra, controllo! Siamo sul tetto. Bene. Come si sente, Mr. Bishop? Non vedo l'ora di essere fuori di qui. Ci credo.